Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questa serata di presentazione della seconda edizione del RIM, il Raduno Internazionale degli Strumenti a Mantice, città di Lariano. È un appuntamento importante non solo per la rinascita della musica e degli eventi dal vivo, ma anche per una causa molto importante, ossia la raccolta fondi a favore di Romail, impegnata nella cura e nella ricerca di malattie importanti come le leucemie, i linfomi e il mieloma. Sono qui in compagnia del nostro amico e maestro Riccardo Taddei, nonché direttore artistico del festival. Quindi, ciao Riccardo. Ciao Bianca, come stai? Come Io stai? bene, grazie. Allora, sei contento? Si ritorna a suonare dal vivo? Si ritorna a stare insieme nuovamente, tutti quanti? Certo, io sai che cosa ti proporrei, Bianca? Visto magari aspettiamo che si connetta qualcuno prima di iniziare a parlare di tutto quello che Sì. ci sarà per il RIM, perché tantissime, tantissime cose ci sono. Allora aspettiamo un attimo, nel frattempo ne approfittiamo per condividere. Ok, mentre tu condividi io faccio il caffè. Che ne pensi? Aspetta che lo condivido anche nei vari gruppi. Esattamente. Uno. Andiamo su. Ragazzi, stiamo condividendo tutto nei vari gruppi. Allora, pubblica, pubblica. E sulle varie pagine. Poi condividi su una pagina, su Riccardo Taddei. Allora, sembra ci siano già quattro persone, eh? Pian Sì. pianino, vediamo cosa succede. 5. Allora, condividi in un gruppo Circo Fisarmonicisti Italiani. Fisarmonicisti Italiani, così. Andiamo subito. 7. Vedi, ma piano piano stanno entrando tutti, eh? 8. Sì, aspettiamo ancora un attimo. Sì, così iniziamo a parlare di tutto. Io sai, dovrei cercare di condividerlo anche sulla pagina di Batteria in Piazza, solo che mi rimane molto difficile farlo. Oh, vedo che stanno salendo, eh. Bianca, mentre tu dici qualcosa ti preparo il caffè, che ne pensi? Allora, Conta un po' di queste cose, dai, parla un po' del libro. aspetta un attimo che ecco, Riccardo è sparito. Allora, questo no, io comincerei innanzitutto. Vorrei farti una prima domanda, e quella. Poi mi fermerò per fare questo, il caffè. Ok, però intanto possiamo parlare, giusto? Certo che possiamo parlare, Allora, ovviamente. volevo chiederti, Riccardo, innanzitutto, questa è una giornata, questo festival, anzi, sono 3 giornate e si Sì. tratta esattamente del 9, il 10 e l'11 di luglio. Esattamente. E sono E è un unico contenitore di arte, musica e solidarietà, cara Bianca, perché si chiamano le giornate della solidarietà. Questa iniziativa è stata a suo tempo voluta fortemente dal presidente dell'associazione Lariano Centro, che è un mio carissimo amico, risponde al nome di Roberto Di Tullio. Insieme a lui c'è tutto un entourage di altri volenterosissimi ragazzi, Natalino Ascenzi, c'è Marco Romagioli, c'è Agostino, c'è Simone, siamo tantissimi. Siamo, sì, no, direi una bugia, però siamo circa 7 persone, c'è Stelvio, c'è Fabio,
ma ci diamo così tanto da fare che noi durante tutto l'anno, anche sotto la pandemia, abbiamo lavorato e anche online ci siamo fatti delle videochiamate per cercare di mantenere vivo il nostro spirito e la nostra voglia di fare per il prossimo, perché comunque c'è da dire questo, purtroppo, e non credo che questa cosa accomuni soltanto noi, ma chi di noi e chi di le persone che ci stanno ascoltando non ha avuto, o ha vissuto da vicino la problematica delle malattie oncologiche. Quindi io in prima persona, tu sai, conosci un po' la mia storia, io ho combattuto, e lo dico tranquillamente, con carcinoma T3 iperplastico. Questo accadeva quando avevo 34 anni. Adesso, ringraziando Dio, ringraziando la ricerca, ne compirò 48 a settembre. Ma questo, se non ci fosse stata la ricerca, se non ci fosse stata la mia cara musica ad aiutarmi, non sarei qui a parlare con te, cara Bianca. Assolutamente. Ok. Allora, dicevamo, le giornate della solidarietà fungono come unico contenitore. Questo contenitore all'interno ci sono, all'interno del quale ci sono due manifestazioni che sono, allora, sono partite per gioco in realtà. E la penultima delle manifestazioni, parliamo di batterie in piazza, è partita. Qualcuno dice che non si sente, veramente non si sente il mio volume? Lo Però, alzo. ecco, infatti volevo chiedere se qualcun altro ci dà un cenno, perché Graziella ci sta scrivendo che non si sente, però io non ho Antonio, altri. ciao Antonio Ferrara, si sente il Adesso volume? si sente un pochino meglio, devo Si dire. sente? Ok, allora lo lascerò così. Spero che Sì. non dia fastidio e non ci siano rientri. Non mi sembra. Ok. Magari datemi un feedback, ragazzi. Sì, si sente bene, Si sente ok. bene, si sente bene. Allora, parlavamo delle giornate della solidarietà, questo unico grande contenitore dove tutti ci diamo da fare e facciamo qualcosa per dare una mano agli altri. E ne parlavamo proprio oggi con il presidente dell'associazione Lariano Centro, che è un mio carissimo amico, che è l'amico Roberto Di Tullio, insieme al presidente della Free Events, che è l'amico Natalino Ascenzi, e poi un'altra persona che forse conosci, il presidente del Centro Accademico Musicale, un certo Riccardo Taddei. Conosco, sì. Parlavamo tutti insieme, supportati dall'amico, dall'assessore Ferrante Carrante, che è una persona che quando c'è da darsi da fare è sempre in prima linea. Io devo dire che la nostra fortuna qui all'Ariano è di avere sempre un forte appoggio da parte di tutta la comunità larianese e da parte dell'amministrazione comunale larianese, perché senza il loro appoggio non si potrebbe fare nulla. Quindi Beh, questo è solamente da ringraziare abbiamo detto. perché. Mi senti, Sì, Riccardo? ti sento. Ok, perché comunque non è facile trovare delle istituzioni locali che comunque supportano e credono nelle attività artistiche, specialmente negli ultimi tempi. Quindi diciamo che sei fortunato a vivere all'Ariano in qualche maniera. Beh, sì, allora, a parte che l'Ariano si vive proprio bene, devo essere sincero, e non lo dico con uno spirito un po' così Perché è campanilistico, famosa perché comunque l'Ariano, Riccardo? Che cosa c'è? Adesso poi l'Ariano. Beh, parleremo. Che cosa c'è di bello? Che cosa si può fare all'Ariano? all'Ariano, innanzitutto, si può mangiare bene perché noi abbiamo uno dei nostri prodotti tipici, che è DOP, è proprio il nostro pane di Lariano, che tutti cercano di imitarlo, ma nessuno ci riesce perché ha delle caratteristiche particolari. E difficilmente esce il pane di Lariano da Lariano, perché provano a portarlo fuori alcuni panifici, ma non è la stessa cosa come se io scendo qui da casa mia a piedi e vado al Eh no. forno, qui sotto ce ne sono 3-4 di forni qui sotto. Che poi cambia da forno a forno, no? Poi ci sono le preferenze, non è tutto uguale. Cambia molto dalla lavorazione, soprattutto, ma poi si dice che dipenda proprio dall'acqua. Noi qui abbiamo l'acqua del Sembrighio, che è un'acqua molto dura, e va benissimo per la lievitazione del pane. Adesso io non so dirti esattamente perché, ma se tu mangi il pane, mangiassi il pane di Lariano,
non lo abbandoni più. Allora, questo è quello che si può fare all'Ariano. Poi all'Ariano abbiamo... No, io lo mangio, scusa se ti interrompo, ma io lo mangio il pane di Lariano, perché c'è un posto qui dove arriva il Lariano, poi c'è quello chiaro e quello scuro, giusto? Esatto. E io prendo quello scuro, quindi io lo mangio sempre. Però il pane di Lariano, quello originale, proprio quello là, proprio tipico, che non esce dal paese, che pochi forni fanno, è tipo è una via di mezzo fra quello chiaro e quello scuro, è un po' giallino in realtà dentro, e la mollica è particolarmente fitta. Comunque ti dicevo che all'Ariano abbiamo un'altra importantissima manifestazione che si svolge tutti gli anni a settembre, e voglio salutarli questi ragazzi, sono i ragazzi della Sagra del Fungo Porcino, del pane e del vino, che è importantissima. Cioè in 10 giorni di Sagra, ma si contano presenze tipo per 40.000 persone, cioè ci sono dei giorni in cui per entrare lì, questo succedeva nel periodo anti-Covid, pre-Covid, succedeva di tutto per mangiare lì i nostri porcini, che sono famosissimi come il nostro pane. C'è da fare una fila lunghissima, però siamo organizzatissimi. A settembre sembra che si riesca a ripartire anche con quello. Quindi l'Ariano è famosa per il pane, innanzitutto. È famosa per la Sagra del Fungo Porcino. È famosa da qualche anno per la nostra ospitalità e per la nostra voglia di fare per il prossimo. Perché quando parlo io delle giornate della solidarietà, ma non parlo solo del nostro gruppo che le organizza, parlo proprio di tutti coloro, di tutti quei cittadini che in maniera molto autonoma si prodigano perché questo avvenga, anche i commercianti. Devi sapere, Bianca, che quando noi, questo accade sempre, parliamo un attimo, andiamo a ritroso nel tempo e parliamo del periodo pre-Covid. Sì. Quando noi, la nostra ultima manifestazione del 2019, noi abbiamo e anche quella del 2018, poi dopo ti dirò qualche pagina da andare a vedere, tipo la pagina di Batteria in Piazza, proprio oggi abbiamo condiviso un video del 2019 dove abbiamo avuto come batterista ospite della serata uno dei più grandi batteristi europeo che si conosca, che è Mel Gaynor, fondatore dei Simple Mind. Quindi poi ha voluto ricordare anche il suo amico Michael Jackson, ha suonato Smooth Criminal sul palco, ma quando si fa batteria in piazza si suona, immagina che quest'anno è prevista un'affluenza di circa 70-80 batteristi. Questo accadrà il 9. Quest'anno invece nella prima edizione che si è svolta nel 2019, quanta affluenza c'è stata come prima edizione? No, non è stata quella, è stata la prima edizione del RIM, è stata la prima edizione del RIM. Sì. Ma era stata la nostra quarta edizione di Batteria in Piazza. Quindi Batteria in Piazza è antecedente. Allora, io Bianca ti dico una cosa, mentre tu hai preso qualche appunto, posso farmi il caffè? Così saluti tutti i nostri amici che sono certo. Lì. Devi salutare quel gran pezzo di gnocco del mio amico Gianluca Pica, che ha accettato il ruolo di essere il vice direttore artistico del RIM. È una cosa molto difficile. Io mi faccio un caffè perché ho mangiato pochissimo, tu sai che mangio proprio poco, quindi se non mi faccio un caffè con un po' di zucchero è probabile che cada a terra. Allora ne approfitto per salutare i nostri carissimi e fedelissimi amici, quindi Stefania Modio, Antonio Ferrara, Antonia Tripodi, ciao, Barbara Taddei, anche ciao, Gianluca, sono contentissima di rivederti presto. La mia carissima zia Carla, Francesco Cassano, Alessandra Palazzo, il grandissimo Carlo Casabianca, insomma sono tutti qui. Eccoli qua. Adesso noi abbiamo organizzato questa diretta proprio last minute, 2 giorni fa, quindi magari questa sera ci sarà un'affluenza limitata, ma confido che poi le visualizzazioni cresceranno in seguito.
perché comunque non c'è stato l'adeguato tempo di avvisare le persone che ci saremmo connessi per questa serata importante di presentazione del festival. Intanto il sito internet piano piano sta crescendo, si sta arricchendo di informazioni, di eventi, su tutto, adesso ne parleremo. Comunque, continuiamo. Quindi allora, andiamo alla manifestazione di Batteria in Piazza pre-Covid. Pre-Covid. Allora, ti dicevo, quello che mi rende orgoglioso di far parte di questa comunità è proprio lo spirito con cui si affrontano le cose, nel senso che quando si organizzano gli eventi, io lì c'è mia sorella Barbara Taddei, che è una commerciante di Lariano, una dei commercianti di Lariano, loro pensa, il comune appoggia questa manifestazione a tal punto che arriva a chiudere una delle arterie provinciali, via Ariana, che è di transito e fa passare tutti sotto la circonvallazione, compresi tir, pullman, una cosa, per dare la possibilità a chiunque del paese di poter organizzare in maniera autonoma un evento nell'evento. Significa che i commercianti, magari un gruppo di commercianti, organizzano una piccola sfilata mentre c'è magari la marching band di percussionisti che sfilano lungo il corso della città e che radunano tutti i bambini a seguito. Cioè i cittadini si riappropriano della propria città, nel senso che non ci sono macchine, non circolano macchine. Questo è successo nel periodo sempre pre-Covid. Non so se quest'anno si riuscirà a fare la stessa cosa. Però quello che è successo nelle scorse edizioni, noi abbiamo avuto anche affluenza di 5.000 persone in un'unica serata. Molte. Eh sì, se consideri che siamo 14.000 nel paese, immagini una giornata che cosa è potuto accadere. E parliamo del 2018, credo, l'edizione del 2018. Nel 2019 abbiamo voluto alzare l'asticella e rendere Batteria in Piazza una manifestazione un po' che strizzasse l'occhio a diventare internazionale, ospitando ospiti internazionali, come parlavamo di Mel Gaynor. E poi che cosa è successo? Sempre spinto da questi disgraziati, virgolettato, dei miei amici di Lariano Centro e della Free Errands, perché loro mi punzecchiano continuamente, perché sanno che io sono come un treno, mi metti sui binari, c'è da fare questo, corri, boom, e io lo faccio, sacrificando per questo non poco, sacrificando lo faccio volentieri, Bianca, però comunque mi porta via parecchio tempo, ecco, io sono... Immagino. 4-5 sere che non sta a casa, la mamma, mia madre che abita a 1,5 km da qui, io sono di solito, io porto il cornetto la mattina, ci faccio colazione insieme, in questo periodo non ho neanche il tempo di fare colazione con la mia mamma. Quando si organizzano delle manifestazioni importanti, questo è. E allora, siccome si stanno collegando parecchi colleghi, vedo anche Francesco Cassano che mi ha promesso che arriverà. Esattamente. Arriveranno anche i calabresi. Francesco, ci sono tanti amici calabresi e anche l'amico Gennaro Ruffolo ha mandato anche un allievo giù dalla Calabria che ha partecipato. Ciao Massimo, buonasera Bianca. Vedi che buonasera a tutti, buonasera a tutti. Gianluca Pica mi scrive, grazie di cuore Maestro Taddei per questo coinvolgimento. Un abbraccione anche a Bianca. Bianca, allora, io ho voluto creare per il RIM una piccola squadra, un piccolo direttivo, che adesso entriamo nello specifico. Finiamo un attimo il discorso della giornata della solidarietà. Quindi, allora, cos'è che noi che siamo bravi a fare a Lariano, oltre al pane e alle sagre, perché siamo famosi per le sagre, perché ogni settimana se ne fa una nel periodo estivo. Noi siamo bravi a fare, o almeno ci proviamo a fare del bene, ok? E chi ha avuto un malato oncologico a casa o in terapia sa che cosa significa poter usufruire della terapia domiciliare. Allora, attraverso l'impegno di tutto l'Ariano, noi abbiamo devoluto alla Roma cosa come circa 55.000 euro. Guarda,
faccio una carambata. Non so se si legge, qui c'è Romeo Aquino. Romeo, noi siamo in diretta con Bianca Crocetta. Forse non ha capito. No, no, a pagine unificate tra RIM, Batteria in Piazza, tutti i vari gruppi di Lerena. Dai, fai un saluto, Romeo. Sì, pronti, buonasera a tutti. Sì. Allora, Ciao Romeo. io non volevo assolutamente disturbare, però saluto tutti gli amici del RIM. Sono onorato di essere in questo momento in diretta. Eccoci qua. E tu, questa è veramente una cosa che non era programmata, ragazzi. Ho sbagliato. Però, no, Assolutamente, no, chiedo scusa. però sta uscendo una cosa bella, Romeo. Ascolta, Sì, Bianca, sì. saluta Romeo a nome di tutti i Ciao nostri amici. Romeo, ciao. Ci vediamo presto. Buonasera a tutti, Allora, buonasera. Sì. Romeo è uno degli espositori che rappresenterà Vercelli al nostro raduno internazionale degli strumenti a mantice con la sua azienda, Sì. l'azienda Copper Fisa, e non Certo. sarà il solo, perché poi so che si sono anche aggiunti di altri carissimi amici, l'azienda Stocco, ci sarà l'amico Giuseppe Spinelli. Ma veramente, Bianca, la cosa bella è Romeo. Romeo ha un grande compito, e te lo ribadisco anche qui perché tu oggi l'hai visto. Io a Romeo ho voluto affidare l'apertura del concerto del sabato sera, dando spazio. Io sono quasi emozionato perché mi hai dato un ruolo forse troppo importante anche, caspita. Ma no, no, perché noi, pensa, l'ultima volta che io ho potuto abbracciare Romeo, e lo posso proprio dire tranquillamente, è stato Sì. abbracciare senza nessun problema, perché ci trovavamo a Shanghai, Bianca, e si iniziava a parlare di questa strana, anomala influenza. Era settembre del 2019, quindi Eravamo da lì a all'inizio poco proprio, sì, sarebbe cominciava a poi circolare. accaduto il tutto quello che poi ci siamo ritrovati a combattere in questo periodo. E già, allora Romeo qui ti sta salutando via diretta. Allora, Antonio Ferrara dice che ha partecipato il figlio di Antonio. Ah, Gianluca Pica, ciao Romeo! Saluta Carmela. Saluta Carmela. Saluto Carmela, sì. Un brano dance che abbiamo fatto qualche anno fa, sì. Allora, Se fa piacere. io allora, allora no, Romeo, io ti ho dato questo ruolo, ma semplicemente perché poi non è che ho fatto tutto di testa mia, ci siamo confrontati e Romeo si è messo a disposizione, perché vedi, Bianca, la cosa bella, quando noi andiamo a fare della beneficenza attraverso la musica, rispondono tutti all'appello. E questa è la cosa, il gioco chiave, fo il forza, il gioco di forza che fa il RIM è questo qui, che poi tutti aiutano a fare del bene, ci sentiamo tutti partecipi di un qualcosa di importante. E prima che, mentre Romeo Certo. mi stava chiamando, stavamo dicendo che noi in questi anni abbiamo devoluto, documentato più di 50.000 euro alla Romail per fare l'assistenza per la terapia domestica, domiciliare, cioè è qualcosa di molto importante. Quindi, Meraviglioso, sono molto contento. ecco, e Questa è voi una cosa meravigliosa. con il vostro supporto saremo sicuri di riuscire a fare molto di più. Romeo, Ci se sto. adesso tu sei Sì. d'accordo, ti invito a salutare tutti quanti e poi segui la diretta Facebook, poi ci sentiamo domani mattina noi oppure più tardi, quando vuoi. Io ormai. Assolutamente, assolutamente. Io saluto tutti gli amici che amano la fisarmonica, tutti coloro che saranno presenti. Aspetto tutti quanti gli amanti della fisarmonica, questo meraviglioso strumento che ha mille sfaccettature. Quindi siete invitati ad ascoltare questo strumento in ogni sua angolazione. E ringrazio prima di tutto il maestro Taddei, Bianca e tutti coloro che amano la fisarmonica di essere in diretta. E mi raccomando, dovete partecipare numerosi e godervi lo spettacolo perché ha una causa importante ed è molto, 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 Molto. ci tengo moltissimo a farlo presente e cercheremo di fare del nostro meglio con le nostre capacità. Io non sono un fisarmonicista, sono un fisarmonichiere, si dice, colui che costruisce le fisarmoniche. È un bel Però, insomma, fisarmonicista. qualcosa si suona. Qualcuno ha anche il coraggio di dire su Facebook che sono il re dei playback delle televisioni, ma noi amiamo suonare alla buona, Ma stampa sai, qualche nota, ma qualcosa viene Romeo, fuori. ti dico questo, allora ti voglio scoccare una lancia a favore tuo su questa cosa. Beh, può dire Sì. semplicemente così che non è mai entrato in uno studio televisivo, perché se uno si. Bravo, ho appena visto una bellissima post di una mia partecipazione a un festival dall'amico Enrico Roseto che si svolgerà a settembre, e mi hanno già scritto
tutta la squadra dei nostri amici, i miei amici filarmonicisti, tutti dicono, ma come? Ho detto, ragazzi, è la musica, tutto. Ma la sì, musica. Romeo, io adesso ti lascio perché torno a parlare di RIM. Romeo Aichino sarà presente con in rappresentanza del polo fisarmonicistico di Vercelli, quindi con la Vercelli. Certo, ci vediamo certo, con Romeo 9, 10 e 11 al raduno internazionale degli strumenti ammantici di Lariano, e sarà un piacere poterti riabbracciare, Romeo. I miei più cari grazie. Saluti alla mamma, ci sentiamo domani ce mattina. Grazie Romeo, un abbraccio. Ciao Romeo. Vedi che bello, evidentemente aveva qualche cosa da comunicare di urgente. Allora, assolutamente sì. Tolgo un attimo i telefoni, così li metto da parte, così non danno fastidio. E Bianca, stavo dicendo di quello che siamo riusciti a fare con queste manifestazioni. Quindi poi batteria al suo, a che cosa accadrà? Adesso arriviamo all'evento, ok? E quest'anno lo dico con, posso un attimo essere orgoglioso di poter dire che alla mia chiamata hanno risposto tantissimi colleghi e fra i più importanti d'Italia, ok? E ti dirò che parliamo del, ecco, gli espositori. Dal 9 all'interno del Palazzo Comunale, dove di solito c'è una grandissima sala che è adibita all'incontro per gli anziani, i famosi centri anziani che vanno tanto di moda perché noi abbiamo questo patrimonio nostro, che siamo un paese che possiamo ancora bearci di tanti anziani che in questo periodo purtroppo hanno pagato più degli altri quello che è stato il conto di questa maledetta pandemia. Molti non ci sono più, ne abbiamo persi tanti anche qui nel mio paese, e lo dico con non poco, senti, mi trema un po' la voce perché ho visto andare via persone che conoscevo da quando ero bambino. Però all'interno di questo unico ambiente, che è comodissimo tra l'altro perché è concepito proprio per essere comodo, no? Quindi si arriva con la macchina nel parcheggio e l'ingresso sta proprio nel piazzale dell'anfiteatro comunale intitolato a un nostro sindaco, che è Tiberio Bartoli. Quindi si arriva con la macchina lì davanti al Palazzo Comunale, ma questo per tutti? Questo vale per... Allora, ci sono due modi per raggiungere la manifestazione. Basterà poi all'interno del sito rimlariano.it, ci saranno tutte le indicazioni per arrivare. No, ti descrivo questo, quello che succede. Praticamente noi che cosa abbiamo? Abbiamo questo parcheggio che sarà di nostro uso esclusivo in quei giorni, dove tutti possono arrivare, soprattutto i ragazzi che partecipano al contest con le fisarmoniche a seguito e i genitori, quindi entreranno in maniera contingentata all'ingresso posto di fronte al parcheggio del nostro anfiteatro comunale, e da lì finiranno insomma le pratiche, perché quest'anno possono iscriversi anche attraverso il sito del RIM su iscrizione, e si iscrivono, c'è un form da riempire e ci arriva in maniera telematica. Poi ci devono portare il cartaceo per quanto riguarda i documenti e le altre cose. E all'interno di questo ambiente, che si trova al piano terreno davanti lì al nostro anfiteatro, abbiamo allestito l'esposizione degli strumenti. Ci saranno organetti, ci saranno impianti audio, ci sarà l'editoria presente, e ci saranno le fisarmoniche, e ci saranno le fisarmoniche, ecco, sentivamo Romeo. Quali sono le ditte di fisarmonica che saranno presenti? Allora, è tutto ancora in essere, ma ti posso dire quelle che hanno già confermato, sì. E anche quelle che hanno confermato la loro presenza fisicamente, stanno sostenendo il raduno degli strumenti ammantici attraverso le loro piccole donazioni, perché certo. Io quest'anno, Bianca, non me la sono sentita di chiedere nulla a nessuno, semplicemente perché ci stiamo tutti leccando le ferite, tutti. È stato un anno pesante per tutti, un anno per e mezzo tutti. Pesante per tutti. Io ancora non ho ripreso la mia attività concertistica, però ringraziando Dio il Centro Accademico Musicale, ho il mio lavoro con lo studio, i miei brani, ringraziando Dio, ho di che sostentarmi. Però devo dire che posso dirti che ringrazio le aziende Coperfisa, sì, che ci sarà quest'anno in presenza, Stocco, che ci sarà in presenza, e l'azienda Giustozzi che ci sostiene e probabilmente metterà anche un premio,
per l'acquisto di un organetto. L'azienda Settimio Soprani, che era, che comunque l'azienda Maxim Group, che comunque ha i marchi Settimio Soprani, certo, Sonola, Crucianelli e Frontalini, e quindi parliamo di tanta roba. Angelo Piccoli Organetti, che sarà presente. Poi ci sono quelle aziende che sono in cui li stanno supportando, quindi la Bugari e la persona di Paolo Picchio, quindi Armando Bugari come fisarmoniche. E salutiamo Paolo Picchio. Siamo il carissimo amico Paolo Picchio. E l'amico Marco Cinaia della Proxima Accordion. Poi oggi ho sentito Antonella Toccacelli della Master per gli impianti MIDI e per le ottimo. Mm-hmm. E lei ha già presenziato durante la nostra prima manifestazione. Mm-hmm. Quindi saranno tanti. Poi ci sarà anche Gianluca Pica, che oltre ad essere un grandissimo concertista, un grandissimo didatta, è una grandissima persona, ha una testa che gli lavora tantissimo. E io, è un vulcano. Guarda che ho qui, e questa non è una pubblicità occulta, no, è che io l'altro giorno ho ricevuto questo qui, tanto è presente anche sul nostro sito. Le famose Evolution. Le tracolle, e Gianluca pure è uno di quelli che comunque supporta il RIM attraverso la sua sponsorizzazione, attraverso il nostro sito. Io ce l'ho nella mia fisarmonica, le ho montate. Poi le proveremo. Ce l'ho qui. Proveremo allora, tutto. Allora, ti volevo fare una domanda. Aspetta, no, perché se no perdo il filo, scusa Bianca, sì. Se fissa questa domanda. Quindi arriveranno lì, ci sarà l'esposizione il 9, e poi all'interno di questa dell'area espositiva c'è un piccolo palco, piccolo, neanche tanto piccolo, 4 metri per 3, e dove ci si può esibire semplicemente prenotando il palco. Quindi ci saranno sia gli espositori con i loro endorser che possono far ascoltare i propri strumenti, quindi ti immagini che cosa succede, però senza mai parlarsi l'un l'altro, rispettando tutto questo, noi faremo in modo di far rispettare il distanziamento e le normative anti-Covid. In che modo? Avremo dei tutor che avranno il compito e il dovere di far garantire il distanziamento. Quindi chiunque potrà accedere all'area positiva, ma dovrà comunque rispettare l'ordine per questo, per entrare dovrà comunque essere autorizzato dai nostri tutor, nel senso che quindi se ci sarà un'iscrizione per entrare nell'area espositiva? No, si entrerà, ci sarà tipo un cordone, un corridoio, uno si può entrare tranquillamente, ma non più di, siccome sai come funziona, va tot ogni metri cubi d'aria o metri quadrati di superficie calpestabile, che ne so, io adesso ti dico un numero così, se ci sono 15 persone al massimo di capienza, 20 persone, una volta che quelle 20 persone hanno un tempo X per stare dentro, poi si... Ok, poi quindi tutto secondo le proprio ferre regole anti-Covid. Sì, perché siamo lì, anche se comunque ci stiamo lasciando alle spalle questa pandemia, dobbiamo comunque non abbassare la guardia. Questo è importante, questo è importantissimo. È quello che ha fortemente voluto il nostro Maurizio Caliciotti, perché comunque ci tiene, dice, ragazzi, quando si tratta di arte facciamo arte e beneficenza, ma dobbiamo comunque fare in modo che non accada nulla, perché abbiamo tristemente assistito a fenomeni di totale leggerezza da parte di alcuni comuni, dove è successo di tutto e poi abbiamo visto rialzarsi i contagi, ma anche, vabbè, non è inutile fare polemiche inutili, ma certo, anche in città molto grandi è successo di tutto, magari per la vincita di uno scudetto di una squadra è successo l'impossibile, va bene, però, lo so. Però va bene, non stiamo qui ad additare nessuno. No, assolutamente andiamo oltre. Sarebbe successo ovunque, immagina a Roma che sarebbe successo, se la Roma avesse vinto lo scudetto sarebbe successo. Posso immaginarlo. Questo è il 9, aprirà quindi l'esposizione degli strumenti a Mantice e inizieranno ad arrivare i batteristi nella piazza adiacente. Quindi comune di Variano, all'interno del comune Pianterreno c'è l'esposizione, c'è una scala interna con un ascensore per andare poi il giorno successivo nell'aula consiliare, dove faremo comunque le audizioni del contest Città di Variano. Questo è il giorno dopo. Però
all'ingresso sotto comunale di fronte c'è l'anfiteatro che sarà poi il protagonista per le nostre serate di gala del sabato e la domenica. Questo è il sabato e la domenica. La sera invece del venerdì c'è l'evento che fa rumore, batterie in piazza. Perché quindi verranno allestite tutte queste batterie sul piazzale antistante il Palazzo Comunale, giusto? Esattamente, proprio su Piazza Sant'Eurosia, che è una piazza esatto. E come funziona nel dettaglio questo evento? Perché allora, io ho visto dei filmati, quindi c'è una, diciamo, c'è una batteria che guida. Allora, noi abbiamo avuto una intuizione molto funzionale del tipo... esistono altre manifestazioni come questa qui, noi non abbiamo inventato nulla, anzi abbiamo anche, diciamo così, chiesto l'ausilio inizialmente ad altre manifestazioni gemelle, alle quali, devo dire, ci siamo trovati bene, poi dopo abbiamo preferito andare per conto nostro, perché comunque un pochettino abbiamo capito come funziona, non abbiamo mai voluto creare nessun distacco, cioè noi siamo aperti a tutti. Okay. Però la nostra idea, basso un pochettino la musica altrimenti mi distraggo, la nostra idea, quella che è una cosa che facciamo praticamente, credo che l'abbiamo ideata soltanto noi questa cosa, di avere sì come gli altri un batterista sul palco, però qual è la caratteristica? Noi facciamo suonare il batterista su una traccia senza batteria, però mettendo delle telecamere in punti chiamiamoli strategici ma fondamentali per il kit della batteria, quindi il pedale del kick e una panoramica che inquadra sia come gli overhead, no? Che inquadra sia i piatti che i tom e una sul rullante, in modo che chi è sotto possa fruire le immagini in maniera comoda di quello che sta accadendo e il batterista segue quello che sta facendo e quindi tutti quanti seguono chi sta suonando in quel momento, sta guidando la performance. Quindi diventa praticamente una gran cassa generale proprio. È una cosa incredibile. Solo, guarda, dai video non si può intuire, ma non si può capire finché non la vivi. Perché poi lo slogan che è nato per questa manifestazione è "Diamo un suono alla vita". Sembrano veramente, se ne sente un'unica pulsazione, come se fosse un unico organismo in quel momento, ok? Che pulsa, un unico cuore che batte in quel momento, batte al suono della batteria per dare un suono alla vita. Ecco, questo è lo slogan di Batteria in Piazza. E per quest'anno è prevista un'affluenza di circa 70-80 batteristi. Possono sembrare pochi, ma tu metti un po'... Beh, no, non sono pochi, assolutamente. E comunque immagino che si sprigioni un'energia pazzesca, perché cioè, comunque le percussioni sono potenti. Sì, 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 poi ci saranno anche dei percussionisti che suoneranno, Quindi, allora io qui... pensa alla cosa bella, anche gli avventori, Bianca, mi senti? Sì. Bianca? Sento. Anche il semplice avventore. Mi senti? Sì. Bianca, io sento. Sì. Okay. Ogni tanto fa le bizze la connessione. Guarda, provo a fermare un attimo la musica di sottofondo, non vorrei che desse fastidio. Dicevo che comunque anche il semplice avventore che si trova a passare in piazza troverà strategicamente, così per caso, dei fusti da poter percuotere per suonare. Quindi se non necessariamente c'è la batteria, nel senso se ci sono i batteristi che portano il proprio kit di batteria. Poi ci sono quelli che noi mettiamo a disposizione per far divertire i bambini e non solo. Quindi un fusto di latta, i secchi, le bacchette, si può suonare. L'importante è andare a tempo e seguire. Questo è quello che accade con Batteria in Piazza e ti posso garantire che è una manifestazione bellissima. Questo è venerdì sera, quando noi faremo... Batteria in Piazza, comunque all'Ariano noi abbiamo individuato e abbiamo messo a disposizione il nostro sito, se si va nell'area evento, scusa io intanto lo apro perché tante cose non vorrei dimenticarle, RIM l'Ariano, eccolo qui, intanto devo aspetta, RIM la
Tra l'altro io qui ho già alle 20 ci sarà un'esibizione di vari docenti e artisti, tra cui Claudio Colazza, Luca Fareri, Andrea Romaggioli, Livio Salvatelli e Gianni Di Carlo, giusto? Esatto. E non, io credo che non siano i soli, che poi alla fine... E non siano i soli. Poi alle 21 c'è Corvino, Furian e Tanghetti Project, che sono appunto tra i percussionisti d'Italia. Com'è? I primi due sono due batteristi importantissimi. Il primo esattamente, una delle sue collaborazioni, è il batterista che ha fatto la tournée fino a pre-Covid, come al solito, con Andrea Bocelli. Quindi parliamo di persone veramente, di artisti di un livello altissimo. Questo accadrà anche il giorno dopo per l'evento. Io non voglio dilungarmi troppo per questa intervista. E la mattina del sabato, quindi vado un po' più velocemente, poi vediamo se c'è qualche domanda. La mattina del sabato inizierà ad arrivare la giornata dedicata alla fisarmonica del Sici, e dalla mattina arriveranno i bambini nell'Expo, con tutti coloro che tutti coloro che si iscriveranno al concorso del raduno, al contest Città di Lariano, per partecipare, completare l'iscrizione. Poi lì ci sarà in elenco alfabetico, sia per nome che per categoria, verranno chiamati ad esibirsi, quindi a suonare di fronte alla commissione. Ti posso dire che il nostro presidente di commissione di quest'anno, il nostro presidente di giuria, ho l'onore di annunciare uno dei presidenti del Centro Didattico Musicale Italiano, nonché direttore e ideatore del Museo delle Impronte dei Grandi della Fisarmonica e del Raduno dei Veterani della Fisarmonica di Recuaro, il maestro Elio Bertolini. E lui sarà il nostro presidente di giuria. Un personaggio importantissimo. Importantissimo. Posso dirti che oggi ho avuto la notizia di avere in giuria un altro mio carissimo amico, che è un altro personaggio molto importante nel mondo della fisarmonica, e sarà il maestro Pietro Adragna. Avremo presente per tutto il festival il direttore artistico del Premio Internazionale di Fisarmonica di Castelfidardo, il maestro Antonio Spaccaratella, il quale, come direttore artistico del Premio Internazionale di Fisarmonica, avrà il compito, insieme a me che sono il direttore artistico del Raduno Internazionale degli Strumenti a Mantice, di individuare fra tutti gli artisti e ragazzi che si sono esibiti nel nostro contest, individuare quelli più meritevoli sia per il mondo della fisarmonica che per il mondo dell'organetto, ai quali verrà attribuito il trofeo Città di Lariano, il trofeo RIM Città di Lariano, che consiste in una piccola borsa di studio, sostegno della didattica, nel senso per l'acquisto di libri, quello che sia, ci possono fare quelle che vogliono, e comunque un bel trofeo della città e l'iscrizione all'albo, che poi rimarrà sempre qui custodito sia sul sito del rimalariano.it che all'interno del nostro palazzo comunale. Ci sarà istituito l'albo di coloro che avranno vinto questo premio. E ti posso dire... ci sarà una piccola borsa di studio, un vincitore per la sezione fisarmonica. Un vincitore, sì. Per la sezione organetto. Esattamente, però questo è un premio aggiuntivo, perché ogni ragazzo, ogni persona che parteciperà al raduno internazionale degli strumenti a Mantice avrà comunque il proprio premio. Ti faccio vedere qualche cosa perché ce l'ho qui. Bianca, ti faccio vedere di che cosa stiamo parlando. Allora, questo è il trofeo RIM. Questa è la scatola, voglio dire, sì, scatola, sì. Qualcosa. Adesso lo apro e te lo faccio vedere. Ed ecco. Ah, bellissimo, l'ho visto, sì. È una targa in plexiglass, giusto? Questo è proprio un trofeo in plexiglass. Bellissimo. Che questo logo nasce da una mia idea e l'ha realizzato Manuela Manguso, che è una grafica pubblicitaria, una mia carissima amica. Vedi, qui abbiamo una tastiera più grande, che è la tastiera simboleggia quello che è la tastiera della fisarmonica, per metà pianoforte e per metà cromatica. Il bottone, ok, sì. Poi qui sopra c'è il mantice grande della fisarmonica, da quest'altra parte c'è la tastiera dell'organetto, che si incrocia col mantice piccolino, e i due mantici si incastrano uno nell'altro. Quindi bellissimo disegno, una bellissima idea.
Questa è quello che simboleggia proprio la fusione di questi due mondi, no? Quindi organetto, fisarmonica, ma che poi strumenti a mantice comprende anche il bandoneon. Ci E sarebbe questo. stato anche il bandoneon. Allora, io ho cercato, volevo avere un bandoneonista, un progetto che per ora ancora non posso garantire di avere, perché comunque tutta questa cosa ha un costo che ti lascio immaginare, tra spostamenti, ospiti, alloggi, vitto Certo. e premi, concerti, eccetera, eccetera. È una manifestazione che costa moltissimo e, come io continuo a dire, veniamo fuori da una situazione disastrosa, quindi saremo i primi a ripartire e io agli sponsor ho detto a tutti i ragazzi, fate voi, se riuscite a dare qualcosa bene, se no venite e stiamo qui e ognuno poi farà quello che vuole fare, perché comunque noi questa manifestazione la facciamo per raccogliere fondi E per raccogliere i Giochi fondi, Mortari. ricordiamolo sempre. Poi, diciamo, parlavamo del premio, poi ci sono questi qui, che poi c'è la medaglia di bronzo, questa qui è la Mm, risposta di tutti, sì. la medaglia d'argento, quindi secondo i classificati. Poi avremo, E al primo classificato? ci sarà questa targa, primo classificato, te la faccio vedere, molto bella anche la targa. Ah, c'è cioè, molto bella, sì. Questo è per primo Molto classificato rappresentativa, sì. e poi ci sarà un'altra dicitura come primo assoluto per ogni categoria, perché mi sembra giusto che se un ragazzo vada a totalizzare un punteggio dai 95 a salire e poi ce n'è uno che magari prende un punto di più, vada comunque riconosciuto un primo posto assoluto ed un primo comunque di categoria. Quindi sarà, io credo che così avremmo rispettato tutti quanti. Questa I è la ragazzi categoria. devono, i ragazzi devono portare un programma, grosso modo che si articola come, c'è una scelta, c'è stata un'indicazione, Allora, trovano tutto sul sito. l'indicazione è quello che sta nel regolamento, che lo trovano sul Sempre sul sito. sito internet Sì, dove ma possono comunque leggere e scaricare anche il regolamento, oltre che l'iscrizione, giusto? basterà collegarsi a rimelariano.it, nel menu a tendina il premio, c'è il regolamento, si clicca sul regolamento, si apre una pagina dove c'è scritto scarica il regolamento, uno se lo può scaricare e leggere Benissimo. tranquillamente. Invece per l'iscritto è proprio un form da compilare direttamente. Si può sia scaricare il modulo di iscrizione, compilarlo, stamparlo, compilarlo in cartaceo, che preferibilmente per noi sarebbe opportuno che invece compilassero il form sottostante, in modo che noi arriva direttamente attraverso il nostro portale e facilita così l'organizzazione nel mettere una scaletta di esecuzione, ok? E Bianca, questo Perfetto. poi è quello che siamo riusciti a dare a ogni partecipante del primo anno. Ah, bellissima, Questa è la c'è anche la maglietta adesso. magliettina. Molto bella. Sì, e sulla spallina c'è uno Nera. degli sponsor, Atena Sport, che ci ha sostenuto sin dalla batteria in piazza dalla prima edizione. E questo qui è la spallina con il simbolo della Roma Isle Della accanto. Roma Isle. Ok? Bellissima questa maglietta. Questo l'abbiamo dato a tutti quanti. Ci saranno anche dei gadget che sarà possibile acquistare, sperando che si riesca a reperire il tutto, perché manca meno di un mese ormai, manca Sì, meno di un mese alla ci manifestazione. vuole, è un attimo che arriva. Sì, no, se noi ce la mettiamo tutta, cerchiamo di far arrivare il tutto. Gianluca è Si sta sempre attivo condividendo ogni le varie mattino, sezioni. ma Grazie infatti Gianluca. Gianluca Sì. lo dico, è il nostro vice direttore artistico, ma vice perché ha pochissimo tempo, perché se no è quello che, dove non arrivo io, a un certo punto io vedi, no? A un certo punto, quando lui vede che io gli faccio la telefonata, Bianca, come faccio, Gianluca, che mi sto a dimenticare? E lui mi dice, guarda, fa questo, chiama questo. Io, senza l'ausilio di persone Lo come Gianluca, sappiamo, lo conosciamo. devo citare tanti altri. Allora, con molto orgoglio dico che noi quest'anno abbiamo ereditato, mi ha consigliato negli anni a Castelfidardo, che si tratta del premio Voce d'Oro, che è un premio importantissimo, che
stato per dirti, l'ha ricevuto Art Van Damme, l'ha ricevuto Frank Marocco, l'ha ricevuto Richard Galliano, E mi l'ha sembra di ricevuto ricordare che lo hai Alessandro ricevuto anche, mi sembra di ricordare che lo hai ricevuto anche tu. L'ho ricevuto anche io, sì, l'ho ricevuto anche Esattamente Richard nel Bracciante, l'ho 2012 ricevuto l'hai anche ricevuto, Simone lo dico io Santini. questo, dal momento che tu non lo vuoi dire, l'hai ricevuto nel 2012 per aver composto, eseguito la colonna sonora del film, come si chiama? Rome Will Rome with Love? Love, non l'ho composta, Rome Will Love, esatto. altrimenti L'hai non dovrei lavorare eseguita. più. Non l'ho composta io, l'ho suonato come fisarmonicista e ho suonato L'hai anche eseguita. tutto quello che era il suono ambientale di Roma, no? Perché comunque lì è stata una cosa bellissima suonare nel centro a Rione Monti, che proprio tu conosci, no? Tu hai visto la piazzetta Certo. di Rione Monti, completamente chiusa al pubblico. Dopo che erano andati tutti via e si doveva sentire il rumore della fontana di Rione Monti, il rumore di Roma, il suono di Roma e del fisarmonicista che suonasse. Eravamo io, Woody Allen, il fonico e l'aiuto regia. Che E questo, meraviglia. la vuoi vedere la voce d'oro? Io ce l'ho qui. Aspetta, mi trovo su, così la Sì. faccio vedere. Intanto la Sì. segniamo anche in dettaglio. È un premio, è una cosa bellissima, eh. E pensare di dover, che siamo riusciti a portarla all'Ariano è qualcosa di fantastico. Come vedete, si tratta Bellissimo. proprio di un'ancia placcata d'oro, quindi la voce d'oro, e c'è questa chiave di violino Infatti è una chiave di violino, tutta bellissimo questo, d'oro, molto. sia il valore. Chiaramente il valore, quello suo, è quello che rappresenta questo premio, però è anche, come dire, è bellissima da vedere, è proprio bella, 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 bella. Complimenti Riccardo, No, ma questo è... al di là dei complimenti per averla ricevuta, aspetta, la metto a posto. Beh, non penso che sia da tutti, no? Beh, qui non voglio parlare di me, qui ce ne sono di premi, però. Quello diciamo che è quello tra i più importanti che mi ha gratificato nella mia carriera. E parlavo Certo. di questo, io però ho avuto un'idea innovativa in questa cosa, ho voluto una commissione, una sorta di comitato che andasse ad individuare le persone più meritevoli, più, passami un attimo questo che non è corretto, più meritevoli, le persone meritevoli di ricevere questo premio. E ognuno di questa commissione, che ieri ho pubblicato una foto e ti posso dire che per l'editoria avevamo Vincenzo Barbalarga della Bardini Edizioni Musicali, avevamo già, o Gianluca, avevamo oggi Biani di Strumenti e Musica, e tra i musicisti per il jazz c'è Vince Abbracciante, c'è Antonino De Luca, c'è Gianluca Pica. E per quanto riguarda il varietà, il classico e la didattica, il maestro Renzo Ruggeri, il maestro Natalino Marchetti, Grandi nomi, grandissimi nomi. Danilo Di Paolo Nicola, ci siamo riuniti in tanti. Dio non voglia che mi sono dimenticato qualcuno. Sono 9 con me, eravamo 10. Spero di averli detti tutti. Comunque, ho postato la fotografia oggi. Ho postato la fotografia, dopodiché sono Oh, andato a li hai vedere. detti tutti, credo. Sì. Li hai detti tutti. Quindi che cosa succede? Io, la mia idea è stata quella di volere una commissione, un comitato super partes che non deve essere l'assegno di questo premio così importante, non deve essere condizionato da nulla. Quindi abbiamo cercato ognuno per la propria conoscenza, il proprio bagaglio culturale, artistico, musicale. Esattamente, Pietro, Pietro, Pietro il maestro Abramo. Pietro Dragna. Antonio, l'ho rubato, stava a cena con il direttore del conservatorio e ho fatto no, no, entra un attimo su Zoom e vediamoci. Esattamente, Pietro, che tra l'altro Pietro oggi mi ha fatto questa telefonata bellissima. Riccardo mi ha detto io ci sarò, sono in giuria con te e per me è un piacere. Siamo stati anche con lui, anche con Romeo prima, io e Pietro siamo stati in Cina insieme a Shanghai nel 2019, abbiamo ottenuto una serie di abbiamo presenziato a un festival nazionale importantissimo e abbiamo suonato lì durante la fiera musicale la più grande del mondo, quella di Shanghai.
qualcosa di incredibile. E quindi ho voluto, dicevo, Bianca, questo comitato per assegnare questo premio, questo riconoscimento importantissimo. Che verrà dato sabato sera, giusto? Sì, perché è per il mondo dei fisarmonicisti, è sempre stato assegnato a un fisarmonicista o comunque a qualcuno che facesse parte del nostro mondo, che comunque attraverso il proprio operato avesse posterizzato l'immagine della fisarmonica nel mondo. Ecco nel perché mondo. È stato dato a me nel 2012, perché per quel motivo lì, perché comunque io sono diventato il fisarmonicista dei film, no? Quando si tratta di un film di una produzione oltreoceano, di solito vengo qui, che si gira in Italia, viene sempre fatto il mio nome. E quindi questo premio è importante, anche tra gli altri, nella commissione che ho voluto c'era anche Vince Abbracciante che l'ha ricevuto. Vince Abbracciante, anche Vince l'ha ricevuto, sì. Renzo Ruggeri l'ha ricevuto. Quindi persone che sanno che cosa significa aver ricevuto quel premio, quindi ognuno di loro ha espresso i propri pareri, ha indicato le proprie persone che poi alla fine abbiamo visto, abbiamo, diciamo, creato un elenco di persone che negli anni comunque la riceveranno. Ecco, non posso spoilerare altro. Una cosa importante. Una cosa importante che c'è da dire è che comunque il premio è offerto dalla ditta Cagnoni di Castelfidardo. Esattamente, vedi come camminiamo insieme con Castelfidardo. Questo proprio perché è la patria della fisarmonica. E io mi trovo molto bene quando vado a Castelfidardo, è come se stessi a casa, Bianca, perché praticamente conosco tutto il mondo della fisarmonica, ma tutti quelli che ho nominato conoscono Castelfidardo e Castelfidardo conosce noi, perché comunque siamo cresciuti lì. Io la prima volta che andai a Castelfidardo con l'amico Onorio Galoni, che è un fisarmonicista molto bravo qui di Lariano, e per me è stato come mettere un bambino in un negozio di giocattoli o di dolci, ti immagini? E quindi da quel giorno ho avuto questo imprinting importante, avevo la passione della fisarmonica, ma per me è stato come dire ok, questa è casa mia, anche perché devi sapere che io di cognome faccio Taddei e il mio bisnonno è di origine jesina, è di Jesi, è un paesino vicino a Castelfidardo. E sarà, quindi sei marchigiano di origine? Sì, di origine sì, proprio da quelle parti lì. Allora, il sabato dopo il contest ci sarà la premiazione, l'assegnazione del trofeo Città di Lariano, adesso non ricordo esattamente l'ordine. Te lo dico io l'ordine. Allora, c'è alle 18 la premiazione delle diverse categorie. Di tutte le categorie. Poi alle 21 c'è la consegna del trofeo di Città di Lariano al vincitore della categoria delle fisarmoniche. Questo alle 21. Sì, esattamente. Esatto. Dopodiché, sempre alle ore 21 c'è l'apertura dei concerti con l'esibizione. No, è così, guarda, esattamente che ho perso. Esatto, è così. All'interno del trofeo Città di Lariano per la fisarmonica. Ok, poi mi senti? Bianca? Sì. Sì, ti sento. Okay, ci siamo. Ok, dicevo, alle 21 dicevamo consegna del trofeo Città di Lariano per la fisarmonica questo sabato 10. Poi alle 21:15, consegna dei premi alla carriera intitolati al compianto maestro Volmer Beltrami. Ecco, pure lì. Ok, allora adesso sono invertiti. Ok, sì. Poi il programma ufficiale è uscito oggi, basta andare sul sito rimlariano.it/programma e sarà presente, potranno leggere tutto. Addirittura è stato reso interattivo, perché se passate il mouse sopra alcuni punti, cliccando si va a vedere una sorta di presentazione degli artisti e dei vari premi. Ok? E quindi dicevamo alle 21:15 consegna dei premi alla carriera. Mi senti? Sì, ti sento io. Ok, alle 21:15 invece la consegna dei premi alla carriera dedicata al maestro Volmer, che porta il nome del compianto maestro Volmer Beltrami. Ok?
E a consegnare questi premi sarà Fiorenza Beltrami, la figlia La di figlia. Volmer, quindi di Volmer Beltrami. E questi sono dei premi alla carriera che può essere sia didattica che artistica. Il E pure premio questa Volmer è una Beltrami novità che da abbiamo chi? avuto all'interno della nostra manifestazione. Esatto, questa è la prima Sì. volta che verrà consegnato questo premio, vero? Allora, credo che sia già esistito un premio, un riconoscimento che comunque porta il nome di maestro Volmer Beltrami, però credo non sia mai stato, come dire, istituzionalizzato, oppure sì, noi invece l'abbiamo voluto fortemente parlando con la figlia del compianto maestro Beltrami e anche con altri maestri che sono stati molto vicini al maestro Volmer e diciamo così abbiamo, tra virgolette, ha avuto, diciamo, l'autorizzazione a poter dare questo premio proprio dalla famiglia, da parte della famiglia, quindi della figlia di Volmer, perché comunque chi nel mondo suona la fisarmonica e non conosce Volmer Beltrami? Quindi un riconoscimento così importante e prestigioso Assolutamente. è ricevere E un una premio. domanda che ti, un sempre che ti volevo fare è per la scelta del premio appunto alla carriera, vale sempre la stessa giuria? Se ne occuperà la No, sempre. per il premio alla carriera, per il premio alla carriera è una cosa che riguarda la direzione artistica mia, quindi sono io, chiaramente mi sono sempre comunque consultato con vari amici e colleghi, Ok. però non ho voluto questo, diciamo che mi è stato lasciato, diciamo così, libero arbitrio, perché comunque credo di un po' di conoscere della materia, di essere capace di poter individuare i Certamente. personaggi che siano meritevoli di poter di ricevere questo riconoscimento così importante. Non te lo posso spoilerare, ma Lo sapremo magari lo sabato. sapremo quel sabato sera, Sabato perché 10 c'è luglio. sia per la fisarmonica, e per la Sì. fisarmonica sono quattro, te lo dico già da adesso, sono quattro e sono, dunque, fammi ricordare bene. Allora, sono praticamente quattro didatti e invece per il mondo dell'organetto è sia per la didattica che per la carriera concertistica. Anzi, anche per la fisarmonica Quindi credo che sia praticamente per didattica che per il concertistica. premio Beltrami verrà decretato sia sabato che domenica, è diviso in Esatto, perché due, sì, giusto? Ci sarà perché sia c'è anche sabato che per la il domenica, ok. Sì, perché c'è anche per il mondo degli organetti, c'è anche per il mondo degli organetti, probabilmente saranno due, probabilmente saranno due. E Ok, dicevamo perfettamente. sabato, Bianca, allora, quindi concerto, consegna dei premi alla carriera Beltrami, ore 21:30, concerto di apertura curato dall'azienda Coperfisa di Vercelli con Romeo Romeo. Coperfisa Experience, che prima ci ha chiamato, quindi ecco, confermo questa cosa. Due, verrà consegnata la voce d'oro da parte dell'azienda che abbiamo fatto vedere prima, la voce d'oro. Questo chiaramente noi abbiamo voluto ospitare anche una rappresentanza da parte del comune di Castelfidardo, quindi sarà presente sia l'azienda Cagnoni, alcuni costruttori, alcune aziende dei poli dove la fisarmonica, Castelfidardo, ma anche le istituzioni di Castelfidardo. Quindi ci sarà la nostra giunta, il nostro sindaco, gli assessori, eccetera, eccetera, e verrà assegnato questo prestigiosissimo premio Cagnoni. Alle 22:10, una cosa bellissima, Bianca, lo posso dire con Questo veramente io lo con. so. E io voglio stare lì e proprio bearmi di questo E spettacolo, io perché, sto già ragazzi, avendo le prenotazioni per questo evento. perché noi avremo la fisarmonia, la fisorchestra del maestro Roberto Fuccelli. E è meravigliosa perché sono 18 elementi, di cui 8 fisarmoniche e 10 elementi d'orchestra. È spettacolare. Faranno un repertorio così fruibile a tutti, anche alla massaia, alla signora, alla badante che scende in piazza, dal pensionato al ragazzino, perché hanno un repertorio così vasto e facilmente orecchiabile, che sarà appetibile per tutti i gusti musicali. E quello chiuderà la nostra kermesse artistica del sabato. Quindi senti quante cose importanti stanno per accadere a RIM. Io solo che ci siamo allungati tanto, mannaggia la miseria. No, Era. adesso sì, stringiamo. Va bene, quindi Passiamo praticamente al chi... giorno dopo. Passiamo al giorno dopo, poi Esattamente. mi farei qualche domanda, ok? Il giorno dopo si ripeterà la stessa cosa.
per il mondo di organetti ho voluto un nome d'eccellenza per fisarmonica diatonica e esperti di organetti anche nella giuria, quindi abbiamo Danilo Di Paolo Nicola, sì, che è sarà invito veramente tutti i nostri talenti, un grande talento, e invito veramente tutti a venire domenica ad ascoltarlo, perché sarà veramente una grande festa. Sì, poi dopo ci sarà la premiazione alle 18 di tutte delle categorie per quanto riguarda il mondo degli organetti. E che cosa accadrà? Poi si andrà tutti a mangiare, alle 21 ci vediamo al nostro anfiteatro comunale, come per il sabato sera, che è bellissimo, allestito con un mega service, schermo gigante, c'è di tutto, Bianca, non abbiamo lasciato nulla al caso. Perché all'Ariano c'è questo bellissimo anfiteatro, sì, di circa 1000 posti, giusto? Sì. Sì, ovviamente non saranno tutti occupabili, presumibilmente. No, sono già segnati in maniera contingentata per fare in modo che si rispetti il distanziamento. Sto questa cosa poi col caldo, si spera, e che non ci sia nessun tipo di problema, però noi ci teniamo che si rispettino le regole. E l'anfiteatro di Berio Bartoli è bellissimo. Io ci ho suonato tante volte, ho fatto più di qualche concerto. Quando suono a casa mia, ecco, quando suono a casa mia sono lì. Sarà tutto, sarà tutto molto suggestivo, perché gli anfiteatri in se stessi, cioè, sono già bellissimi a vedere, con le luci, il pubblico e l'atmosfera di una bellissima serata estiva sarà magnifico. E pensa che il prossimo anno, per la terza edizione del team, avremo a disposizione una cavea di 3000 posti all'Ariano. Bianca, mi hai sentito? Complimenti al comune di Ariano e al sindaco, devo dire. Cosa, Bianca? Ho detto fatti complimenti al comune di Ariano e al sindaco per impegnarsi in cose veramente importanti, interessanti. E coinvolgenti anche. Sì, io Bianca ho qualche difficoltà ad ascoltarti. Lo so. Non so se dipenda da te o da me. No, dipende da te, Riccardo, perché io non ho la linea che si interrompe. Ti interrompi tu. Sei tu che ogni tanto ti blocchi. Io credo che sarò bisogno, perché essendo lo speed test ho una connessione a 54 mega, dovrebbe bastare. Non so se dipenda dal server questa cosa. Va bene, comunque adesso hai ripreso, sei un attimo fermato. Va bene, quindi ci sarà questo alle 21 il concerto dell'orchestra degli organetti del maestro Angelo Piccoli, giusto? Allora, ecco, adesso ti sento. Ok. Abbiamo detto, dopo il contest, dopo le varie premiazioni, alle 21 c'è abbiamo il concerto del maestro Angelo Piccoli. Bianca, parlo un attimo io, perché poi magari rimane registrata questa cosa. 21, consegna del trofeo Città di Ariano per l'organetto, e poi ore 21:15 orchestra di organetti del maestro Angelo Piccoli, alle ore 22 la consegna dei premi della carriera per il mondo di organetti, sempre per i premi della carriera Volmer Beltrami. Alle ore 22:10 il progetto di Danilo Di Paolo Nicola, No Gender, e chiudiamo la nostra rassegna di concerti per il RIM 2021. Ok, allora ti volevo fare una domanda. Dunque, l'Ariano si trova esattamente a quanti chilometri da Roma? 45? 50? Adesso no. Non ho... Allora, Cinecittà, l'Ariano sono 33 chilometri. Ah, per chi viene dalla parte est di Roma, quindi da Cinecittà. Sì. Se le persone volessero rimanere a dormire, dal momento che comunque i concerti iniziano circa le 22:15, quindi non finiranno prima delle 11:30, per chi volesse rimanere a dormire, come si possono organizzare? All'interno del nostro sito, sotto il menu a tendine evento, c'è scritto mangiare, dormire, ci sono tutti i vari link da consultare e sono in fase di aggiornamento giorno dopo giorno. Perfetto. Stiamo cercando di
di agevolare tutti ed arrivare. Io anche ho ricevuto messaggi da parte di amici che chi viene dalla Svizzera si sta prenotando per raggiungerci. Stanno venendo un po' da tutta Europa e spero man mano di estendere questa affluenza anche da altre nazioni e da altri continenti, perché no? Quindi si prevede una massiccia, e ci si augura una massiccia presenza, anche perché la gente ha voglia veramente di condividere gli eventi, di godere di manifestazioni artistiche, musica, teatro e di stare insieme nuovamente. Quindi ci auguriamo veramente una presenza cospicua di persone. E sarà una gran festa poi alla fine, giusto? Sì, sarà una festa di... Allora, io vorrei che arrivasse ben chiaro questo messaggio a tutti. È una festa per cercare di metterci alle spalle questo momento grigio che abbiamo vissuto tutti quanti, soprattutto noi artisti, che ci è stata tolta la cosa che abbiamo più cara in assoluto, che è la nostra voglia di potersi esprimere attraverso la nostra arte, la nostra musica, e per noi fisarmonicisti organizzare la possibilità di poter calcare quei palchi e di avere quel contatto diretto con il pubblico a noi molto caro. Quindi lasciamoci alle spalle questo grigiore, anche i nostri giudici sono consapevoli che i ragazzi che si esibiranno, ecco Bianca, scriviamo dei post su questa cosa, ragazzi che ci state seguendo, Gianluca, parliamone, Massimo e tutti gli altri docenti, tutti coloro, tranquillizzate i ragazzi che non hanno avuto la possibilità di poter studiare in presenza con i propri insegnanti. Venite qui per incontrarci, per ripartire. Chi sarà la giuria preposta ad ascoltarvi sa perfettamente che comunque non c'è stato il modo di poter Certo. seguire i propri allievi e di poter stare a contatto con i propri insegnanti. Quindi sarà tutto visto in maniera, non tralasciando il tecnicismo, l'espressione o l'accuratezza dell'esecuzione del proprio repertorio, no, però comunque sappiamo per certo quello che hanno attraversato questi ragazzi. Tu sai, Bianca, io ho il centro accademico musicale. Fortunatamente sono riuscito a seguirli quasi tutti. E poi quando ci sono momenti che non stavo a fare lezioni in presenza è stato difficile. Però ecco, è anche una forma di riscatto per gli insegnanti nel poter dire ce l'abbiamo fatta, abbiamo continuato a mantenere il nostro rapporto con i nostri ragazzi, e sì, sarà un momento di ripartenza, come suggerisce l'amico Massimo. Abbiamo garantito questa continuità con i nostri ragazzi, quindi non vi preoccupate, venite qui, ripartiamo tutti insieme, tranquillamente, Sì, perché facciamo presto. comunque c'è da dire che c'è in questo anno e mezzo ormai, ormai c'è una certa disabitudine proprio anche, no? A esporsi, a suonare o comunque a performare dal vivo, qualsiasi sia poi l'arte, no? Siamo stati chiusi un anno e mezzo dentro le proprie case, quindi Sì, è io normale, voglio, è umano. Bianca, voglio dime no, dimenticare, perché sarà impossibile dimenticare i momenti in cui, credimi, mi sono commosso ed emozionato suonando da qui, dal mio studio. Io ho uno studio di registrazione, qui tu lo conosci, e dall'altra parte dello schermo c'è la sala ripresa, e ho fatto dei piccoli concerti in streaming, l'ho fatti per te, l'ho fatti Anche per Max. sull'associazione nostra, Certo, certo. ma li ho fatti anche semplicemente per stare insieme agli amici che non potevo abbracciare, ma l'ho Certo. fatto con il nodo in gola, ho suonato con il nodo in gola, vedendo scrivere magari Pino Di Modugno, che è una persona che io ho molto a cuore, un grande musicista, o magari il maestro Caporilli, e queste persone alle quali sono molto legato perché comunque diciamo che hanno visto anche la mia crescita artistica, no? Perché comunque
ne riconosce tutti. E vedere, magari mi scrivono: Riccardo, che bello sentirti suonare, magari scritto da Pino Di Modugno, dice: ah, che bello. Oppure vedere l'amico che si trova in quel momento a Milano e io stavo magari suonando Mia bella Madonnina, perché, ma con il cuore è pieno di nostalgia, perché in quel momento non si poteva uscire neanche di casa. Quindi ripartiamo, lasciamoci alle spalle tutto questo momento così, questo periodo così grigio. Quindi quest'anno noi saremo i primi a partire in presenza, e spero che sia un input importante che dia spunto a tutti per voler rimetterci in corsa, non in carreggiata, proprio in corsa, e riappropriarci così la nostra arte, riappropriarci così della nostra vita. Ecco, questo vorrei che fosse il messaggio, Bianca. Qual è, parlavi dell'equipe che ti sei avvalso per questa manifestazione? Allora, e poi... ci sei tu, che io ogni tanto ti invio. Bianca, tu sai, io sono ho studiato musica, ma sono un periodo elettronico, non ho fatto il percorso del... ogni tanto ti scrivo: Bianca, ma è abbastanza corretto, chiedo sempre conferma. E tu sei una persona splendida, perché ti metti sempre a disposizione, hai questa grande forza e questo grande spirito. Io ti ringrazio, è un piacere, e per essere con me in questa avventura è un piacere. Poi, e un onore. Ci sarà l'amico Gianluca Pica, ci sarà l'amico Antonio Spaccarotella, spero che ci raggiunga il maestro Renzo Ruggeri, che ho sentito anche oggi, l'amico Renzo, che ha avuto qualche problemino, ma nulla di serio, sta sistemando alcune cose, e se ci riuscirà sarà presente anche lui. Ci sarà l'amico, come dicevo, Danilo Di Paolo Nicola, ci sarà l'amico Pietro Dragna, ci sarà Lino Marchetti, c'è Natalino Marchetti. Molto felice. Fratello, quello mi ha detto, senti come esce il paesano che c'è in me, mi ha detto: oh, io vengo ma suoniamo insieme, ma dove, che non c'è posto per suonare nessuna parte. Ecco, quindi un'altra, ecco, tu suonerai? No. Non credo, semplicemente, oddio, è possibile che inciampi in qualche fisarmonica durante la giornata e magari un pezzo lo suoni anch'io, però io lì faccio altro, sono il direttore artistico. Non posso suonare un pezzo. C'è chi comunque suonerà, il livello è altissimo, Bianca. Cioè, io ti ho fatto dei nomi di quelli nazionali che sono famosi in tutto il mondo. Cioè, gli artisti che saranno presenti nel RIM, penso che pochi festival in Italia possano andare presenti. Sì, concordo. Giusto il PIF. Altissimo livello. C'è Gianluca con noi. Che Gianluca, porca miseria, Gianluca, devi stare qua dall'8, no dal 9. Dall'8 a sera, io, tu e Bianca e quegli altri disgraziati che ci seguiranno andiamo a cena fuori, anzi ci mettiamo qui fuori nel mio giardino, ci mettiamo qui al fresco e ci facciamo anche una cocomerata, va bene Bianca? Ah sì, buonissimo, io sono pazza per il cocomero. Tu sarai mia ospite, sai che c'ho la mansarda, quindi sei indipendente, puoi fare, o se vuoi c'è l'hotel qui vicino, però... diciamo che la casa di un musicista è un po' la casa di tutti i musicisti. Io ho sempre avuto, mi devi credere, ogni volta che ho fatto qualche viaggio nel mondo, sì, quando suoni per qualche festival, per qualche situazione, di solito ci danno l'hotel, il trasporto, le macchine, eccetera eccetera eccetera, però io amo, quando vado a suonare fuori, stare con i miei amici, con chi mi chiama, no? Quindi succede la stessa cosa a casa mia, cioè, certo. Quando viene a trovarmi Roman Gomez per qualche concerto, lui vive in Grecia, quando capita qui, lui, questo studio tu l'hai visto, c'è un bagno, c'è una doccia che ci posso parcheggiare la Vespa per quanto è grande dentro il mio bagno, e c'ho un divano letto, è indipendente, è termoautonoma, e questa è la dipendenza dello studio. Poi c'è la mansarda e poi ci sono due piani di casa. A casa mia ci ha dormito Vince Abbracciante, ci ha dormito Nino De Luca, ci ha dormito Roman Gomez. Cioè, questo è per dire che cosa? Che l'ospitalità è dopo. È la prima cosa.
È una bellissima occasione di condivisione, poi. Sì. Poi Bianca, che altro vuoi dirmi? Dopodiché vi salutiamo perché stiamo veramente andando oltre, secondo me. Io penso che abbiamo... Ah, ecco! Aspetta! Vedi, mannaggia la miseria, dimentico. Mi sto organizzando e probabilmente domani mi metterò in contatto, e questo lo sta facendo anche il comune di Lariano, per trasmettere in diretta streaming tutto l'evento su vari portali importanti, sia per la fisarmonica che su varie radio web, e ci sarà sia anche la presenza, probabilmente non posso dire tante cose perché verranno dette durante i comunicati stampa che man mano più ci avviciniamo alla manifestazione verranno fatte. Benissimo. Però sarà possibile anche seguire il RIM dall'altra parte del mondo, quindi questo pure sarà tutto trasmesso in diretta streaming sia via radio che sia per le radio web che sulle TV web. Quindi diciamo che se quest'anno stiamo dando al RIM veramente un taglio quasi internazionale, devo dire. Tra ospiti, eventi, connessioni streaming che ci permetteranno di arrivare dall'altra parte del mondo, cambia aspetto il RIM. Beh, in realtà è partito proprio con l'idea di voler dare un'alternativa romana, perché è paradossale questa cosa, Bianca. Noi a Roma non abbiamo un festival di fisarmonica, non ce l'avevamo. No, non esiste. Non ce l'avevamo, non c'era. Quindi il più vicino bisognava arrivare a, non so, Gianluca potrà dirmi, ce ne sono alcuni nella parte sud del Lazio, ma a Roma, che è la capitale d'Italia, non c'era un festival fisarmonicistico, cioè almeno non c'è stato più. Quindi era opportuno avercelo, e sempre i miei amici, che tanto io lo so, mi staranno, quando riaccenderò il telefono mi staranno massacrando, perché sono i ragazzi di Lariano Centro, della Free Events e di Batterie in Piazza, questi signori qui. Una sera mi hanno detto: vabbè, facciamo tutto questo sforzo per fare Batterie in Piazza, perché non allarghiamo un pochettino, alziamo l'asticella, dai, sei fisarmonicista, cioè, conosci tutto il mondo della fisarmonica, facciamo una bella festa con la festa con la fisarmonica. E io ho pensato: una festa, se la dobbiamo fare, facciamo una cosa fatta bene. Ecco l'amico Emanuele Imperoli. Tanto tempo fa si faceva a Capranica Prenestina. Sì, ah, ecco, Capranica Prenestina. Ciao Emanuele, ma non era la stessa cosa, non era così. Ecco, secondo me c'era bisogno di una rappresentanza seria che per il mondo della fisarmonica che stesse a ridosso della nostra capitale. Perché comunque ci tengo a dire che Lariano dista solo 33 chilometri da Cinecittà e siamo a 10 chilometri dall'autostrada di Valmontone, a 12 dalla Roma Sud di San Cesareo. Siamo collegati con il treno perché Lariano è attaccato a Velletri. È facilissimo arrivare a Lariano, quindi non dovete mancare, e serviva un festival che rappresentasse la fisarmonica. Ecco perché sin dall'inizio è stato pensato come raduno internazionale degli strumenti a mantice, cioè perché non è detto che io non riesca ad avere anche qui degli espositori dal Brasile, perché dei concerti che ho fatto in Brasile e anche a Castelfidardo ho conosciuto Jonathan Dal Monte, che è colui che ha ideato il sistema microfonico HKHK per le fisarmoniche. Sì, sì. Sarebbe un altro che potrebbe esporre nella nostra manifestazione insieme agli altri. Però ecco, ti ripeto, è tutto ancora molto fresco, per quest'anno di più non si è potuto fare perché siamo comunque al tramonto di questo periodo del Covid. Ci siamo quasi. Quindi di più non si è potuto fare. Ci siamo quasi. Sì. Bianca, che cos'altro vogliamo dirci? Vogliamo dirci che aspettiamo, allora, non so se seguiranno degli altri collegamenti di, appunto, di dirette per aggiornare gli eventi e le varie partecipazioni. Devo dire che il sito
del RIM è costantemente in costruzione e in evoluzione, ogni giorno vengono aggiunti eventi e informazioni, quindi chiunque ha bisogno di avere dettagli su regolamento, scarico del bando, premi. Per guardare la gallery dell'ultima edizione di 2 anni fa. E ci sono anche le fotografie, esatto, della gallery di 2 anni fa. Esiste anche un canale YouTube di Rim Lariano, che adesso magari ve lo condivido se ci riesco. E che comunque ci sono i video dei ragazzi delle scorse edizioni, quelli che hanno vinto il Trofeo Città di Lariano, non solo. Sì, magari ecco, per farsi un'idea, la gallery è sempre interessante andarla a guardare, perché comunque video e foto è sempre piacevoli, sì, piacevole guardarli. All'interno della nostra, del nostro organico abbiamo un fotografo professionista, quindi sono tutte foto bellissime, ci tengo a dire questa cosa. Quindi ecco, diciamo che abbiamo dato un servizio in più anche ai ragazzi, no? Bianca, quindi i ragazzi sono andati via con il loro video professionale, e questo pure è chiaramente, diciamo, una cosa in più che è importante da avere per il nostro lavoro. Parlo anche per i ragazzi, non necessariamente solo per i professionisti, è avere la testimonianza fotografica di quello che è la loro esperienza del RIM, ok? Bianca, mi senti? Sì, io ti sento. Ogni tanto ti ho perso, comunque ti ho sentito. Va bene, quindi a questo punto ci diamo appuntamento di persona il 9. A che ora inizia la manifestazione? Diciamo che orientativamente alle 16 si aprirà per 4 ore l'esposizione degli strumenti, per poi lasciare spazio a batteria in piazza. E poi si andrà a cena, si starà tutti insieme, quindi ci sarà tanto da fare già dal 9. Il 10 ci sarà, ricordiamo, il contest dedicato al mondo della fisarmonica, quindi dalla mattina alle 10 i ragazzi inizieranno ad arrivare, troveranno già l'esposizione aperta dalle 9:30 di mattina degli strumenti, dovranno raggiungere il box office, completare la pratica di iscrizione che già sarà fatta da loro preventivamente via telematica attraverso il nostro sito, e formalizzeranno lasciando copia del documento e quell'altro che servirà per finire. Dopodiché verrà esposto l'ordine di audizione dei vari ragazzi, delle audizioni dei vari ragazzi, potranno rimanere lì, guardare tutto ciò che accade all'interno della dispositiva. C'è un palco dove ci sarà un susseguirsi di artisti che si vorranno esibire. Io oggi ho sentito anche l'amico Emanuele Imperoli, che sicuramente suonerà qualcosa. Allora, ho solo 2 domande. Allora, nell'area espositiva, a parte ascoltare chi vorrà esibirsi, i dimostratori delle varie ditte o chi magari ha un progetto da presentare sul palco, potrà farlo o prenotandosi prima, mandando un'email a info@rimlariano.it. Manifestando la propria intenzione di esibirsi all'interno del nostro Expo, del palco dell'Expo, o anche venendo lì pazientando, magari ci sarà un tableau dove poter scrivere con gli orari, basterà mettere nome e cognome e tale ora. Perfetto. Un'esibizione 30 minuti, ma poi non saremo lì fiscali, finito 30 minuti, basta, non ci sono più. È una festa, Bianca, è una festa. Certo, è una festa. Sicuramente lì suonerò. Ah, ecco, vedi, già perché hai cambiato idea. Allora, metti che per assurdo, durante una delle pause dell'edizione dei ragazzi, per assurdo, trovassi, per dire, un Pietro Adragna con una fisarmonica in braccio e io trovo un'altra fisarmonica nei paraggi, mi metto a suonare. Se trovo un Emanuele Imperoli con una fisarmonica in braccio e mi dice, mi fa sentire qualcosa, io mi metto a suonare. È chiaro. Benissimo, che... per cui... Ma semplicemente per suonare è una festa, ragazzi, è una festa. Ci divertiremo, quindi. Senti, invece gli strumenti che saranno in esposizione si potranno provare. Si possono anche provare?
Certo, si potranno, anche perché verranno igienizzati dopo ogni utilizzo. È questo appunto, questo era il mio pensiero successivo. Quindi sì. Parliamo, Bianca, comunque diamo delle notizie un po' positive. Oggi in Italia, guarda, lo voglio fare in diretta con te, ok? Basterà, io vado su Google, cerco vaccinazione Italia oggi. Siamo intorno ai 38.000, 36.000, quanti siamo che ci siamo vaccinati? Vediamo, te lo dico oggi, in tempo reale, secondo il Sole 24 Ore, oggi sono state, allora, in tutto persone vaccinate completamente il 22,97% della popolazione, quindi significa un terzo. Ok. Dunque 22,7, diciamo che un quarto della popolazione in con ciclo completato di vaccinazione, e il 45,7% della con popolazione una dose. Con una dose. Quindi abbiamo adesso, significa che circa significa che un italiano su quattro è completamente vaccinato, e uno su due già ha fatto il vaccino in prima dose, quindi di che cosa dobbiamo ancora preoccuparci? No, infatti, diciamo che possiamo godere della manifestazione in maniera più serena, sicuramente. Di questo passo, fra un mese saremo quasi la metà degli italiani tutti vaccinati anche in seconda dose. Un'altra domanda, per chi volesse assistere al contest, ai ragazzi, un genitore, un parente, un amico? Allora, è prevista, allora, abbiamo, ci si esibirà per il contest all'interno dell'aula consigliare, che è grande, un'aula consigliare di un comune. Però per una questione di distanziamento e di rispetto, comunque per pro forma e rispettare le norme anti-Covid, ci sarà la commissione esaminatrice, ci sarà il direttore artistico, io, e l'altro direttore artistico del PIF, che è Antonio Spaccarotella, perché dovrà sentire quelli che secondo noi sono quelli che ai quali andrà il premio, poi il trofeo Città di Lariano, al di là dei premi di categoria. Poi ci sarà chiaramente il ragazzo che dovrà suonare, che ricordo un tempo limite di 10 minuti. Poi è chiaro, ai genitori non possiamo togliere il piacere di vederlo esibire, come non possiamo farlo per i genitori. Io dico che 10-12 persone in un'aula consiliare così grande, siamo veramente tranquilli, da qualunque tipo, qualunque virologo a dirci che stiamo creando qualche assembramento o qualche rischio. E comunque ricordiamo che chi vince il trofeo, sia per la sezione fisarmonica sia per la sezione organetto, poi avrà la possibilità di esibirsi. Ecco, ci tengo a dire questo, non è, è obbligatorio. È obbligatorio. Colui che riceverà il premio, il trofeo Città di Lariano, dovrà esibirsi alle 21 per riceverlo. In anfiteatro? Anche perché, insomma, in anfiteatro, Riccardo? Sì, accadrà all'anfiteatro, certo. In anfiteatro, ok. Bene, io credo che abbiamo detto tutto, poi magari seguiranno degli ulteriori aggiornamenti sempre sui social. Sì. E sul sito, e quindi a questo punto ci sei, Riccardo? Sì, ok. Sto laggando, invece no, sto ascoltando. Ok, e quindi noi ci diamo appuntamento fisicamente il 9. Sì. Nel frattempo posteremo notizie e altri tipi di informazioni sui nostri social. Una settimana da batteria in piazza, quindi dell'apertura sia di batteria in piazza, delle giornate del rime e delle contenitore giornate della solidarietà, che ricordo sono sempre state ideate dal nostro amico carissimo, il nostro presidente Roberto Di Tullio, e faremo aspettando batteria in piazza ed aspettando il rim. Quindi ad una settimana faremo, oggi abbiamo detto, faremo una cena tutti quanti insieme qui all'Ariano, chi vorrà intervenire verrà e si suonerà, inizieremo a suonare, suonerò io, ci saranno anche i batteristi che si esibiranno, due, tre, quattro, chi vorrà intervenire, e anche gli altri amici, colleghi fisarmonicisti
vogliono portare e potranno tranquillamente venire raggiungerci e suonare con noi. Quindi faremo questa cena che sarà benissimo. Aspettando il rito, tanto battere in piazza. Bianca. Benissimo. Ok, Riccardo. Allora io ti ringrazio, ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito questa sera e tutte le persone che magari vedranno questa diretta nei giorni a seguire. Ci diamo appuntamento al momento sul web per informazioni e aggiornamenti e comunque il 9 luglio a Lariano per il grande festival RIM. Bianca, grazie di tutto, ci sentiamo domani, adesso torno all'organizzazione del RIM. Grazie Riccardo, buonanotte a tutti. Ciao Bianca, grazie a te, grazie. A domani, ci sentiamo domani in giornata. Ciao. Ciao Bianca, grazie. Ciao. Grazie a te.